cosa chiediamo, mi auguro, tutti i sindaci della città metropolitana: attenzione per le città metropolitane che finora è mancata, scelte strategiche, impegni normativi, economici e finanziari, non briciole, come nell'ultimo intervento in cui dovremmo litigare domani tra i sindaci a chi distribuire circa 12 milioni di euro, cioè una cosa inaccettabile. Invece noi la sfida ce la siamo caricata e stiamo anche dando delle risposte importanti, come a Napoli, dove la città metropolitana produce finanziamenti per l'edilizia scolastica, per la pianificazione urbanistica, per le strategie ambientali, come si è visto anche l'altro giorno con l'accordo col Presidente della Regione. Quindi le città metropolitane possono e debbono essere strategiche per rilanciare il Paese con uno sviluppo compatibile con il territorio, rendendo protagoniste le persone, come se ne è parlato stamattina, rapporto tra urbanistica, territorio e persone. Però bisogna fare delle scelte che il Paese deve mettere in atto, soprattutto nei rapporti con le regioni e anche, io mi auguro, prima o poi di finanziamenti più cospicui europei direttamente alle grandi aree urbane del nostro Paese.